Milan, tifosa allo stadio. Allora vado subito da Mirko Paolo per avere la formazione ufficiale in diretta. Ve la faccio vedere anche a voi, ovviamente, dal campo su Live Score. Però raccontaci tu in campo cosa vedremo e come si schiereranno le squadre. Mirko. Sì, c'è il Milan che gioca con Maignan in porta, Florenzi, Kier che rientra al posto di Malik Ciao, Gabbia e Teo che ha smaltito la botta al piede, come confermato insomma anche da Pioli in prepartita, Bennacer e Adli che ha scalzato Reinders che ha appena avuto un bimbo, ma insomma ultimamente Adli che gioca sempre più da titolare con Pulisic, Loftus, Leao e davanti Giroud. Risponde la Lazio con Provedel in porta, Isai, Romagnoli, Gila e Marusic, Luis Alberto, Vessino e Guendouzi, Zaccagni, Castellanos e Felipe Anderson. E la grande novità è che non scende in campo dal primo minuto Immobile che non era presente nemmeno tra l'altro nella partita d'andata, che non viene da un ottimo periodo, devo dire, periodo molto negativo per la Lazio, che viene da due sconfitte negative, però hanno parlato anche protagonisti del Milan, così faccio commentare. Le positive non possono essere, dico. Come? Dico, le sconfitte non possono essere positive. Dipende. Dipende. Ma no, ci sono delle sconfitte che possono dare ancora più negative di quanto non sia. Non sempre. Non è un problema tuo, perché le vince tutte. Degli sconfitti positivi. Le vince tutte, non è ma tu devi stare lontano da lui, perché lui cioè che invece vicino a te va tu benissimo. Fa così, no, guarda, fa così, vabbè, perché lui ha voglio vederti anche passaggio di consegna, dai, vai. A 16 punti. C'è il passaggio di consegna, certo. Come guarda, come tutta un'altra cosa. Ragazzi, a casa io sono sposato. Lo dico subito di non mandare. No, non curriculum. Sono sposato. Sono partito da commentare. No, dico, per cui, hai capito? Non è male. Per cui, vuol dire che non ti manca l'autostima. No, dico. Ci sono va mai. Bene. Gabbia insomma, è il titolare ormai tra i tre al momento disponibili. Credo che Kier dia un po' più di esperienza, di tranquillità al reparto quando c'è Ciao in campo. Son due ragazzini alla fine, Gabbia e Ciao, quindi magari fanno una grande prestazione, però poi lo svarione, ecco, quindi lui dà più equilibrio, è giusto così finché ce la fa, perché il suo limite ormai è un po' quello fisico, no, di Kier, quindi finché ce la fa gioca lui. Finché ce la fa, perché è vero, purtroppo, cioè dopo l'ultimo infortunio, poverino, cioè non è che ma rispetto a quello che è successo a Bergamo, avete delle vibes positive, utilizzando un termine che piace molto, delle vibrazioni, bravo, un termine che piace molto a Lapo, però esatto, velocemente vibes positive o no rispetto ma a questa sul Milan? Sì, rispetto a questa partita. La Lazio in questo momento è una squadra che vince, perde, non riesce a tenere una perde o no? Ultimamente perde, sì, però no, diciamo che è una squadra che ha giocato contro il Cagliari in un modo che io ancora anche contro il Bayern ha fatto una partita straordinaria, ma la partita successiva crolla. A me sembra che la Lazio stasera stia pensando anche involontariamente alla gara martedì. Col Bayern, cioè, questo l'ha visto da riscaldamento però. L'ha visto perché non è ancora iniziata la partita, lui ha visto che stasera sta pensando in questo pensando. Momento Mario sì, vince il Milan la mani basse, con il Milan che attacca da destra a sinistra e adesso è in possesso il pallone con Gabbia, ci sono i fumogeni e si fa un po' difficoltà a vedere i giocatori. Adesso è Kier che avanza ancora la sua orizzontale per Gabbia, pressato, si va da Teo sull'auto di sinistra, pressato alto anche lui da Felipe Anderson, quindi si rifugia ancora all'indietro. Dietro. C'è Luis Alberto sul punto di battuta, vediamo se chiamerà lo schema, se la mette dentro, se dico che gioca vicino. Luis Alberto parte, la palla dentro, attenzione, provate mia! C'è Felipe Anderson che ha provato a staccare, non c'è riuscito, è arrivato Vessino, colpo sicuro, ha allargato troppo il piattone, penso di sinistro, e la palla sì, praticamente di interno ginocchio sinistro l'ha presa, la palla che... E se ne è perso chi era? Sì. Finisce alla destra di Magic Mike, ha un soffio dal palo alla sua destra, che rischio per il Milan. Bonfrisco che è in collegamento con noi per fare luce riguardo all'episodio che ha portato ovviamente al fermo partita, no? Da parte dell'arbitro Di Bello, ossia Maignan su Castellanos. Ben ritrovato Angelo. Ciao, buonasera a tutti. Angelo, ho visto che comunque il tutto, il gioco si è fermato per un minuto e mezzo, quindi l'arbitro ha ritenuto inopportuno andare avanti con un ulteriore check. Quindi riesce a farci capire cosa è successo e perché poi non c'è assolutamente nulla per quanto riguarda quell'episodio, no? Sì, sicuramente c'è stato il contatto col VAR, ma Maignan colpisce il pallone e poi passa tanto tempo sulla scivolata nella dinamica, per cui si scontrano due giocatori che uno va contro l'altro, quindi questo è un classico scontro di gioco che poi dal campo in dinamica può far pensare a un rigore, ma che secondo me questo non deve essere mai dato, non è assolutamente punibile, tant'è vero che Di Bello poi
col talent check col varista decidono giustamente di non dare il rigore, ma non ci sono le caratteristiche per un calcio di rigore, se no ogni volta che i due giocatori vanno a contatto si rischia di pensare al fallo. Non è così, insomma, è una dinamica di gioco questa. Io faccio fatica un minuto di recupero intanto a trovare i promossi nel Milan, adesso non so se tu fisico sei d'accordo. No, sono d'accordo, promossi non c'è neanche uno. Per rispondere a Maria Chiara, quando giochi in grande velocità Giroud ha sempre dei problemi se non è supportato, soprattutto, no? Non è che Milan... Occhio a Filipe Anderson che attacca dalla destra, prova a coprire Rafa, ci riesce bene senza commettere fallo. Allora Teo prova a ripartire, ne salta due, Teo, ancora Teo che ne salta tre, va nel cerchio di centrocampo, prova a fare l'ultima azione in Milan, allarga sulla destra per Capitan America, vediamo se riusciamo a essere pericolosi. Ancora Christian Pulisic che attacca, prova a rientrare, prova a calciare di sinistro, è la grande parata il di Provedel, primo tiro del Milan, primo squillo di Capitan America, sarà calcio d'angolo, vediamo se riusciamo a batterlo oppure no. Ha fatto segno di sì, credo, con la... guardando l'orologio. A me sembra proprio di no. Matteo Hernandez che ha fatto una giocata in solitaria e ha messo in moto tutto il Milan, quindi confermo. Ci vogliono le giocate. No, infatti di Giroud era difficile, questo. Ha provato la sforbiciata cadendo col mancino, però l'ha colpita male. Diciamo, ha sbagliato molto, nel senso che non è che... Ma va a Capitan America sulla destra, questo! Cos'è questo? Allora, attenzione. Attenzione. Espulso. Secondo giallo per Pellegrini, cartellino rosso, perché c'è Pellegrini che gestiva il pallone. Capitan America ne ha approfittato sull'auto di destra, gli ha soffiato il pallone, Pellegrini lo ha brancato con due braccia e l'ha tirato giù. Ammonizione giusta, bisogna capire perché Pellegrini fosse fermo. Perché... vediamo se ci fosse un fallo di Pulisic su di lui. C'era probabilmente un fallo che Pellegrini pensava che l'arbitro fischiasse e invece l'arbitro non ha fischiato nulla. Allora, cerchiamo di capire la situazione, che si sta un attimo surriscaldando anche in campo con Loftus-Cheek. Ma perché hanno litigato i giocatori? Qual era il problema? Più infastidito. Vediamo Romagnoli che sta parlando ancora con Di Bello, che cerca di fargli cambiare le idee, però mi sembra chiaramente che ormai i giochi e i dadi siano tratti. Dopo sentiremo anche il commento arbitrale, cosa in diretta di no, forse Luca c'era la Lazio per terra, non c'era. C'è stato uno scontro fra Bennacer e Castellanos, quindi la Lazio pensava che Pellegrini pensava che il gioco fosse fermo, in realtà non lo era. Christian Pulisic che gli ha soffiato il pallone è stato atterrato e è stato giustamente ammonito. Aveva tenuto fermo perché c'era un altro motivo, esatto, perché lui diceva aspetta che c'è fermo il gioco, ma se non ti fermi mai così. Sì, c'era stato uno per terra, cioè onestamente io questo non vediamo, cioè, lo scontro non è mai espulsione per me, la cosa peccato la testa, sì, si ferma il giocare, cioè, no, ragazzi, questa è una cosa assurda, lo puoi espellere, dai, devi rivedere il video, un po' di buon senso, devi rivedere il video, io non vorrei vincere Castellanos. Allora c'è uno scontro fra Bennacer e Castellanos rimane a terra colpito in faccia, allora il giocatore della Lazio Pellegrini si ferma perché pensava che si stesse insomma guardando le sue condizioni, in realtà il gioco non è stato fermato da Di Bello, quindi Christian Pulisic ha approfittato della situazione, ha rubato il pallone a Pellegrini che lo ha brancato da dietro, e a termini di regolamento è ammonizione, tra l'altro ha ammonito anche Romagnoli, bisogna capire però insomma Mirko, perché il colpo al volto se c'è stato o meno, Mirko Pulisic doveva fermarsi, se l'arbitro non fischia non deve fermare, Dario, per correttezza ha preso il gol della Salernitana per questa storia, Dario, io dico per correttezza, ma non esiste, cioè, io ti dico di fermarti, la Salernitana ha segnato per il giocatore del Milan a terra. Ma se Pellegrini si ferma, c'è un uomo a terra. Voi siete così fenomeni. Allora, la spiegazione a tutte queste stupidaggini che state dicendo, ve la do io. Se il giocatore della Lazio pensava a Pellegrini, pensava che c'era un grave moribondo, aveva una soluzione facilissima, aveva la palla a un centimetro dalla riga, scusate, chiedo alla regia se possiamo sentire anche Bonfrisco in merito a questo episodio. Oppure dei tiri arbitrali per capire meglio è una situazione molto al limite, ma è la furbata che è venuta, è molto male al limite, ma non è la furbata, però scusa, no, perché non butta fuori la palla, spiegami perché, non motivo perché doveva fare la furbata, ma non c'è nessun motivo, Mario, non c'è nessun motivo per fare la furbata, perché la fai se sei in area avversaria, se uno sta perché devi fuori la palla, scusatemi, una alla volta, facciamo una cosa soltanto, io vi sto dicendo questa cosa, tu non fai la furbata che non ti porta nessun vantaggio perché la palla ce l'hai tu, stai accompagnandola fuori, stai dicendo guarda facciamola uscire perché vogliamo così andiamo a dare assistenza a un giocatore.
Mentre c'è Immobile che ha parlato con Stefano Pioli, gli ha detto chiaramente: mister, ma lui si è fermato. E Pioli gli ha detto: ma che fallo è? Che fallo è? Lui ha detto: ma Pellegrini si è fermato. E Pioli gli ha ripetuto: non è nessun fallo. E allora Pioli, cioè Immobile, spazio in titolo. Poi cercheremo di capire anche il contrasto che c'è stato a centrocampo tra Bennacer e il Tati Castellanos, perché bisogna capire anche l'entità di questo contrasto. Intanto vedo che ci sono delle istruzioni, perché si entrano Immobile, Isai, e fuori Castellanos e Luis Alberto. Perfetto. Ma scusami, la espulsione è stata confermata? Sì, certo. Però vedo che adesso hanno tolto il cartellino rosso. Adesso l'hanno rimesso, vedi? No. Nella grafica. L'avevano tolto e l'hanno rimessa adesso. Espulsione confermata, si ritorna... Per me è sbagliata, cioè è proprio un'espulsione sbagliata. Espulsione immeritata, ma Mario. Immeritata. È proprio sbagliata. Anche che Milan attacca, niente, è fermato. Allora, giusto per far capire chi ci sta seguendo da casa e chi si è connesso ora anche con noi, lo scontro di gioco avviene praticamente a centrocampo tra il Tati Castellanos e Bennacer. Penso di testa. Sì, sì. Vedo... No, mi sa che... una sbracciata, gli dà una manata da parte di Bennacer. Castellanos scade col volto tenendosi la testa e il mano per terra. Cosa succede? Che ovviamente la palla arriva dall'altra parte a Pulisic. Pellegrini vedo che è fermo, sta cercando di vedere cosa sta succedendo a centrocampo, però chiaramente in questo frangente cerca di spostare Pulisic e fa fallo su di lui, portandolo fuori dal rettangolo verde, e l'arbitro decide ovviamente di dargli ha ammonito anche Florenzi adesso. Sì, l'arbitro ha capito di essere cascato. Ecco, speriamo che adesso il problema non ha mai ammonito nessuno. Salta il prossimo turno. No, ma adesso perché poi allora, perché la decisione non è così netta come voi dite. Ma che cosa dici, Labbo? Scusa Mario, tu dai una paternità, perdonami, è un tema che io non capisco. Tu veramente vuoi attribuire una furbata per un'azione di gioco? Tu hai già la palla in gioco, uno si attacca con tre braccia sulla schiena di un altro per non farlo andare in porto, come fare a non ammonire? Ma scusami, di tutto quello che di l'antefatto. Ma che c'entra? Ma l'antefatto è importante. No, perché se tu metti, allora è meccanica, allora è tecnica. Allora facciamo così: siccome siamo dei robot, mettiamo l'intelligenza artificiale a fare l'arbitro. Tanto non c'è buon senso. Ma non è questione logica. Di buon perché senso. Perché c'è la palla per la Lazio, Immobile di testa, Maignan la ferma lì. È questione di buon senso. Eh beh sì, c'è un giocatore che ti dice: guarda, c'è un giocatore a terra, lascia che esca la palla, che così lo vado a soccorrere. Questo può riguardare Pulisic, non può riguardare l'arbitro. La palla era nella disponibilità del giocatore della Lazio. Ma questo può riguardare Pulisic, che gli è andato a rubare palla. Ma gli ha detto: stai fermo, palla, che così lo soccorriamo. Mario, come stiamo parlando? Scusa Mario, noi stiamo parlando di Pulisic. No, l'ammonizione è giusto. L'ammonizione è giusto. Per questa ragione qui, perché è un caso a parte. Mario, l'arbitro è giusto che spella, che spelli. Però noi stiamo parlando di Pulisic. Anche che Milan attacca ancora dalla destra, quel placcaggio lì, a prescindere dal pezzo prima, che secondo me è stato tutto sbagliato, poca attenzione da parte di tutti, quel placcaggio lì è un'ammonizione sacrosanta, quindi non si può esimere dall'espulsione. Adesso oltretutto non so se era Mario che me lo segnalava. Ciao Bonfri. Ciao bello. C'è un fallo da dietro a parte di Romagnoli. Anche perché Felipe Anderson attacca dalla sinistra, pericoloso. Da ammonizione, e Romagnoli è stato ammonito per proteste. Quindi lo ha salvato in questa occasione. Buon senso, insomma, buon senso, perché poi la partita rischia di scivolare in maniera poco corretta proprio per quell'episodio, per quell'incomprensione generale. Ecco. Fallo di Romagnoli su, quindi che me lo sono persa. Su Giroud. Ma un altro su Pulisic più brutto ancora. Giusto. E poi su Pulisic, grazie per... Sì. E lì su Giroud sarebbe stato giallo, secondo te, Angelo? Sì. Tutte e due erano gialli. Sì, secondo me, io ho visto il secondo, se poi ne ha fatti due, ma erano fatti... No, l'altro non era il terzino sinistro della Lazio che ha fatto fallo, non Romagnà. Comunque lo ha salvato sicuramente dal doppio giallo, perché era Pellegrini era il primo e l'unico ammonito del secondo tempo, per un fallaccio oltretutto, che era un bel giallone anche quello lì, ed è stato l'unico giocatore che ha fatto quella sciocchezza per aiutare il suo compagno. Grazie Angelo, l'idea ce l'hai data, rischia di andare fuori controllo questa partita. Esatto. Grazie Angelo, grazie Angelo Bonfrisco. Ciao. Passo la palla invece a... E Raffa l'ha messa! Raffa l'ha messa! Sul ribaltamento di fronte! Allora io volevo andare a esultare con il mio amico milanista qui, fai vedere il rosso nero che è in te, Dario! Una partita falsa!
passata questa. Ma è il tuo amico Rafa, sì. Partita passata. No, non hai passato niente, non hai passato. No. Potrebbe essere fuori gioco, aspettiamo che rubarino, perché Rafa è partito proprio. Ma no, non l'ho fatto neanche rivedere, mi sembra. Allora, raccontaci un attimo l'azione, com'è stata. Allora, c'è stato, innanzitutto è partito intorno all'arbitro, Lapo, non so cosa. Sì, perché scolare, insomma, non è ancora, sì, c'è un checking goal, è possibile offside. Speriamo di no. Io ho avuto la sensazione che potesse c'è essere stato un gol mangiato incredibile dalla Lazio. Un gol mangiato fuori gioco, no, ma è fuori no, gioco niente. Non posso venire lì perché altrimenti vengo lì, capito? Fisico. Ma cosa che gli fa ridere? Io non ho esultato. Fisico. Non dubbio, vai da sotto lì, la curva. Anche te, Mario. Esulti. No, io ho visto che era fuori gioco, però vediamo adesso, lo andiamo a rivedere con Rafa Leao che era riuscito a sfondare dalla sinistra, va messa dentro, probabilmente con la deviazione di un difensore era entrata la palla in porta. Sicuramente era avanti a quelli del suo, della sua parte di campo, c'era un difensore della Lazio in mezzo un po' più... Ma un replay me lo fanno vedere. Non c'è replay? No, stasera mi sa che non funziona la macchina del replay, infatti lo so scoprire con molta ansia. Mamma mia. Comunque Mario, stasera non meritate di vincere! No, allora, perché se vincete la partita passata! Ragazzi, siamo arrivati al 77esimo ancora sullo 0-0. Ora vi dovete scambiare la giacca. Ma non so se io ho la taglia sua. Sì, taglia... dai, su, dai, dai, come dai, facciamo? Una dai. Volta perché tu strappi no, tutto no, poi no, ci facciamo fermo. Qui? Fermo. Vengo io lì. Fermo. Ma con la giacca faccio così, forse lo lasci a terra, togli la giacca. Magari la bella. Dai, su, forza. Parlo io qua, si scambiano loro la giacca. Intanto vi racconto quello che sta succedendo. Altre sostituzioni, perché è entrato Cataldi in campo. Non preoccuparti, succede che questo è un gesto scaramantico. È un gesto scaramantico. Però mi devi tenere. È un po' leggero. Non preoccuparti, mi devi tenere questo perché tienilo, Occhio. Intanto si riparte da Mike Maignan. Ancora qualche minuto alla fine della partita. Loftus, può succedere recupera il pallone, prova il Milan quando siamo all'87esimo. Avanza Teo sulla sinistra, segna Guendouzi. Teo se ne va. Fa il fallo. Avanza Teo, è 25, fa lascia fermo. Sulla sinistra Rafa, la mette dentro il rimorchio. Sì, no, e gol del Milan. Anche qualcuno l'ha salvato sulla linea. E hanno ancora ad andarsi a lamentare i giocatori della Lazio. Vediamo cosa è successo. Non portiere, perché tu da portiere provvedere ha fatto degli interventi pazzeschi veramente. Cioè ha fatto tre miracoli uno allora, dietro ragazzi, l'altro. Allora ragazzi, in maniera più lucida, più tranquilla, raccontiamo cosa è successo, perché tre tiri, due super parati parti Provedele e poi l'ultima. Sì, dai, Milan che è avanzato con una sgroppata come al solito di Teo vai dalla farlo, sinistra, che la cede a Rafa Leao, l'autocorto dell'area di rigore. Rafa la mette a rimorchio per Okafor che prima calcio a Provedere miracolo. Difensore della Lazio miracolo su Giroud e ancora all'altezza del dischetto di rigore Okafor che la ribatte in rete con Provedele però che ancora una volta col pugno destro prova a fare un altro miracolo ma non ha potuto nulla perché il tiro era forte e non ha fermato il pallone e Okafor la mia paperella del cuore l'ha messa Oka la domanda è di cosa si lamentavano cioè cos'è forse che, Pulisic che potrebbe essere fuori gioco davanti al portiere però non è cioè, no, c'è Romagnoli o che non è fuori gioco c'è Gila lo dico sarà una vittoria tu che sei sempre stato un giocatore onesto stasera la partita passata fammi dire ti hai detto se finirà così ti ascolto se finirà così è una vittoria di cui non si potrà andare fieri però non si poteva fare altro in campo ma te ce l'ha sul Milan che ha disimpegnato Mario cioè, ma è servito praticamente immobile nel cuore dell'area di rigore spostato sulla destra che si gira e calcia alla destra di malissimo, Mike Maignan molto malissimo. Male l'ha strozzata troppo sta palla si è mangiato un gol incredibile grazie al cielo l'ha strozzata troppo praticamente se finirà così il Milan non potrà andare fiero di questa vittoria però non si poteva fare altro in campo se uno è un pollo e capitano queste cose l'errore l'ha fatto il giocatore della Lazio che si è comportato da pollo purtroppo analisi perfetta mai come in questo caso sono d'accordo con te perché bravi, se l'arbitro non fischia tu giochi a maggior ragione il giocatore è di spalle non può vedere sotto la lente di ingrandimento però prima te la cronaca Mirko sì c'è ancora un fallo per il Milan perché sul rilancio di Magic Mike è stato spinto Rafa Leao dal giocatore della Lazio in maniera abbastanza vistosa e poi fa
No, perché l'ha ammonito forse, perché l'ha mandato a quel paese e quindi l'ha ammonito. Però gli ha, proprio chi è Patric? Gli ha fatto un gesto di quelli... Marusic. Ah, Marusic. Sì, Marusic. Credo, perché se no sennò non capisco però tutto non questo. Non ho visto cartellino giallo, non sempre. Però, però guarda come... Sì, è andato con l'avambraccio sulla schiena di Rafa Leao che provava... per saltare, per stoppare il pallone da dietro, fallo tutta la vita. Vediamo, sì, è... L'ha ammonito, l'ha ammonito. No, è rosso, rosso per Marusic. Per proteste, probabilmente, per proteste. Questo non l'avevo capito. È rosso. Gli ha detto qualcosa. No, c'è stato un bel... Gli ha detto qualcosa. Un bel braccio con... Altro espulso in casa Lazio, fuori Marusic. Gli ha detto qualcosa, amico. Gli ha detto sicuramente. Perché il gesto era, si può dire, il fallo è un fallo normale. No, ma secondo me è poco. L'ha mandato a quel paese. Sì, ha fatto così, con il gesto. E quindi ha detto quindi la parola rosso diretto, rosso diretto per Marusic, per Marusic. Perché il fallo sull'attenzione, perché Rafa Leao è qua, occhio a Rafa che deve stare attento perché è andato due volte a spingere intenzionalmente il giocatore dell'altro, ammonito. Ma si è visto proprio lui che cercava il giocatore per andare da dietro, c'era qualche diffidato perché sì, però è già uscito Florenzi sarà diffidato, che salterà la prossima con l'Empoli. Capitano America avanza sulla destra inseguito, si accentra, prova ad accentrarsi, non la gioca neanche se glielo chiedi in ginocchio, e recupera la palla Guendouzi che se ne va via. Capitano America che prenderà il giallo pure lui, e arriva il pugno in faccia al Capitano America. Attenzione però, doppio rosso, altro rosso per la Lazio e giallo per Capitano America. Il pugno l'ho visto chiaramente di Guendouzi in faccia a Capitano America. Tre espulsi in casa Lazio, signori, è una cosa incredibile stasera. Perché il Capitano America è andato a cercare Guendouzi, praticamente il contatto. Mi si è attaccato al braccio. Più volte reiterata la cosa, però è chiaramente è da ammonizione. Guendouzi si è spazientito, è arrivato con un gancio destro che mi ha ricordato vicende passate in casa Milan, ma vabbè, direttamente in faccia a Capitano America. Vediamo il replay. Sì. Un pugno, dite. Mi ha tirato un gancio col braccio destro, guarda qui. Ma mi sembrava molto peggio nella presa diretta, però il pugno quale rosso gliel'ha dato col sinistro, ma quale rosso, non era così evidente come sembrava, ma no, però il pugno gliel'ha dato. Possiamo dire l'arbitro ha preso anche di solda, pugno espulso anche Pulisic, però dicono in grafica il pugno gliel'ha dato. No dai, allora è uscita fuori la grafica con espulso anche Christian Pulisic, può essere doppia ammonizione, dagli la ammonizione, quello sì, un giallo, è espulso Guendouzi, non è un errore, il pugno gliel'ha dato. Ma non è da Roma, non è un pugno, dai. Allora, non ha preso la faccia. Ora ricordo memoria, tre espulsi. No, Pulisic non è espulso, ha sbagliato. Questo era il limite, perché era un pugno un po' simulato, visto che aveva già espulso due giocatori, non doveva spingerlo. Cioè, ha fatto un fallo, ma non da espulsione. No, gli ha dato un pugno sulla schiena. Ma non... Però devi essere onesto, in diretta non ti ho mica detto gli ha dato un pugno in faccia, te l'ho detto subito, perché si è visto che ha caricato e ha fatto ma gli ha dato un pugno, secondo te? No, per me no. Se ne va giù adesso. Ricorso, attenzione, perché Rafa, se Okafor gliel'avesse data bene, era tutto solo. Siamo al 97. È ancora la Lazio che prova a rigettarsi nella metà campo del Milan. Avanza il giocatore della Lazio. Vediamo. Il Milan prova a confronteggiarlo. Il passaggio è totalmente sbagliato. Meno male per i rossoneri. Però, insomma, una partita assurda. Con Romagnoli che addirittura è andato a fare la punta. Una partita rovinata. Da quell'episodio un po' dalla stupidaggine di alcuni giocatori e un po' finisce la partita, il Milan esulta 1-0 per i rossoneri, Okafor stringe i pugni, portiamo a casa tre punti, una partita brutta per tutto quello che si è visto stasera. Allora da casa ci dicono Di Bello ha perso la bussola, in tanti colpano Di Bello per il suo arbitraggio, e effettivamente era quello che era stato paventato da Angelo Bonfrisco. Chiedo alla regia se c'è ovviamente Angelo Bonfrisco, lo sentiamo volentieri. Cosa sta succedendo in campo intanto, ragazzi, raccontatemi voi. C'è una rissa furibonda, mi sembra di aver visto Adli nel centro tra i giocatori coinvolti, perché Guendouzi uscendo dal campo, Guendouzi è andato da qualcuno e a fargli così con dito indice a puntarlo. E non ce la fanno vedere perché va in pubblicità, quindi non sappiamo cosa succede. Allora, si stanno lamentando anche molti sul web perché, ragazzi, in realtà ci sono molte immagini, chiaramente, del fuorigioco, quindi del gol di Leao annullato per fuorigioco. Ecco, dalle immagini che noi abbiamo, in realtà, che ci risultano al web, molti si stanno alimentando, dalla linea tirata proprio per la precisione da DAZN, non ci sarebbe il fuorigioco. Quindi anche lì molti si stanno chiedendo l'immagine. Perché l'hai vista l'immagine? L'immagine, dall'immagine che hanno fatto passare, poi bisogna capire come è tirata la linea, c'è un ginocchio, la rotula, diciamo, e mezza spalla in fuorigioco. Da lì basta un centimetro, adesso no, non lo so, poi se la linea è tirata male, però nell'immagine che è passata c'era la rotula e un pezzo di spalla in fuorigioco.
Comunque, Mario, è una partita che voi avete vinto immeritatamente. Sì. Questo dovete dirlo. No, immeritatamente. No, immeritatamente. No, no, questo ragazzi, dovete faccio vedere la classifica. Se siete onesti, questo dovete dirlo. Dario, no, perché quella giacca dovresti parlare dopo di me, prima cosa. Allora, cambiamola perché c'è un po' freddo con la giacca. No, allora, se mi dici che il Milan l'ha vinto immeritatamente perché ha giocato male, è un conto. No, ma per quell'episodio non puoi dire che è immeritato per quell'episodio non lì. È stato un episodio scandaloso. Ragazzi, fatemi dire anche chi ci sta seguendo che è ritornato, mi sembra, il sereno tra i giocatori in campo. Beh, vediamo di sì. Sono andate prima, esatta ragione, è che possono andare avanti. Che Romagnoli si stia un po' facendo da tramite Romagnoli di mettere tutti tranquilli. Vedo che Calabria e Provedelti stanno scambiando le mani. I giocatori del Milan che vanno sotto la curva. I giocatori del Milan sotto la curva, ovviamente, per questa, penso, la vittoria più sofferta del Milan quest'anno. Più strana. Il Milan ha visto anche altre sofferte. Infatti io sto molte dicendo che se io non soffro col Milan non so. Il Milan ha giocato male. Ricordo la rimonta, cos'è? C'era il Milan che era sotto di due gol. Sì. Cos'è? Con Frosinone era stato. Considerando il calibro però il peso dell'avversario. Lui lo sta facendo un po'. Guarda che l'ho capito io adesso. Ma non hai capito? Guarda. Però me lo stavi dicendo, vedevo il sorrisino, pensavo era col Monza. Mi aspettavo che era venissi in soccorso. Perché 2-0, hai fatto 2-2, ne hai presi altri 2, 4-2. Comunque bisogna fare i complimenti. Sei capzioso. Posso dire una cosa? Sei una persona capziosa. Lapo, parliamo di cose serie. Sì, bisogna fare i complimenti a Romagnoli, Immobile, che con molta, insomma, materia grigia. Scusa, stanno parlando con lo staff del Milan, con i giocatori del Milan, in maniera si stanno spiegando e sono carinissimi, perché poi questa alla fine è la cosa, che sennò scoppiano delle cose furibonde. Invece si stanno spiegando, ognuno dice la sua, poi vabbè. Poi, allora ragazzi, dobbiamo andare sulla partita, perché chi si è collegato ora non ha visto la partita non capisce nulla di quello che è successo. Quindi vorrei riprendere gli episodi principali di questo secondo tempo, perché sono stati tantissimi. Poi Lapo ti faccio parlare, Mirko ti faccio parlare, ovviamente a tutti. Vedo Adli intanto che parla con Giroud, sappiamo Adli che è anche mental coach, no? Nel senso che grande anche sostenitore. Perdone, velocissimo, sì, perché prego. Pioli uscendo ha dato il 5 a Ibra, che non l'ha calcolato, cioè gli ha dato il 5 ma liscio, tipo così, ed è andato via come se non lo stesse calcolando minimamente. Grazie anche per questo dettaglio che io sinceramente non avevo notato. Ecco, per chi si è collegato ora, un secondo tempo pazzo dove è successo di tutto. È arrivato il gol del Milan grazie al subentrato Okafor all'88esimo, ma prima 53esimo, girata di Giroud che scivola alto. Al 57esimo, l'episodio cardine della partita dove tutto cambia, l'espulsione di Pellegrini che fa fallo su Pulisic, che poteva andare a involarsi da solo verso la porta. Lì tutto cambia, anche se in realtà non si nota ancora la superiorità numerica nei minuti successivi. Ancora Giroud infatti al 66esimo. Al 73esimo un tiro cross di Render sul quale non arriva per poco Okafor appena subentrato. 74esimo girata potente di Loftus-Cheek, riflesso centrale di Provedel. Al 75esimo cosa succede? Immobile da due passi e direi che questa è la grande occasione della Lazio non sfruttata. All'88esimo poi arriverà invece il gol di Okafor, ancora una volta un diagonale di Immobile fuori al 92esimo, e poi abbiamo l'espulsione di Marusic al 94 per, non so cosa ha detto, ma Mario mi aveva detto che c'era un, aveva mandato a quel paese l'arbitro con il gestaccio, e poi espulso Guendouzi, noi abbiamo visto le immagini, ve le racconteremo anche dopo, per un brutto fallo gesto, sarebbe stato un pugno. Ha cercato praticamente di abbracciare, e con la mano sinistra o destra, tu che l'hai visto meglio, scusami. Col mancino. Allora, fa un 1-2. Pulisic che gli ha tenuto il braccio per evitare che andasse via. Lui si è spazientito e ha fatto così, questo gesto in faccia a Pulisic. No. Denis, mi senti? Sì. Perfetto. Allora, andiamo subito sugli episodi centrali di questo secondo tempo. Allora, io andrei sul fuorigioco di Leao. Al 77esimo. Diciamo che questo è un episodio dove non c'è nemmeno discussione, perché abbiamo visto le immagini di pochissimo. Ecco, noi non l'abbiamo vista, per quello te lo dico, Denis. Poi è stata rimandata l'immagine non immediatamente, qualche minuto dopo, dove si vede che non il fuorigioco non è di Leao, ma penso di Okafor, mi pare, iniziazione, e fuorigioco di pochi centimetri alla spalla, la spalla sinistra avanti rispetto al penultimo difendente, quindi situazione oggettiva, fuorigioco, chiamato direttamente dal VAR senza bisogno di intervento dell'arbitro. Quindi su questa situazione non ti risulta che sia il ginocchio di Leao, scusami Denis? No, è stato mandato il fermo immagine, non era Leao, era l'iniziazione prima, il giocatore tutto sulla sinistra. Okafor, sì. Okafor. Esatto.
Esatto, sì. Quindi per quello era avanti con la spalla, con la parte alta del corpo, sì. Ecco, poi chiariamo il cartellino rosso per Marusic al 94esimo. Poi ci sono, cioè, secondo il doppio giallo dato a Pellegrini, anche quello è, non vedo molta discussione, nel senso, sì, che il primo va per il primo cartellino giallo è per una va a fermare un giocatore lanciato verso l'area di rigore, Spa cartellino giallo, la palla stava sull'esterno, quindi un cartellino giallo. E il secondo, Di Bello non vede un colpo al volto che riceve il giocatore della Lazio perché è girato, perché sta seguendo l'azione. Cosa succede? Pellegrini vuole far uscire il pallone, vuole fermare il gioco, Pulisic lo anticipa, fa per ripartire dalla linea laterale, viene trattenuto, secondo giallo, corretto. Si è parlato un po' della questione sportività, però sì, alla fine la sanzione disciplinare è corretta. È stato ingenuo il giocatore della Lazio a fermarsi perché ha visto un suo compagno che era per terra, però l'arbitro non ha fermato il gioco, il Di Bello non ha potuto vedere quel contatto, quindi il secondo giallo era corretto. Ecco, poi secondo te invece ha perso un po' la bussola l'arbitro? Perché poi abbiamo visto... sì, ma Di Bello in generale non mi è piaciuto in tutto l'arco di 90 sì, minuti, nel senso, perché puoi appunto indovinare, tra virgolette, gestire molto bene magari le situazioni singole, come può essere l'episodio del rigore nel primo tempo, il secondo giallo, però quello che poi ti può far pesare tanto sull'andamento della partita è tutto quello che tu fischi e come approcci anche il tuo atteggiamento durante i 90 minuti. Non mi è piaciuto nel finale, non ha accettato nessun tipo di protesta, non so, forse perché voleva placare gli animi, però secondo me lì ha sbagliato completamente, non ha più accettato nessun tipo di protesta, parola, situazione o atteggiamento degli avversari, dei giocatori in campo, e ha dato un cartellino rosso. Non possiamo sapere che cosa ha detto il giocatore della Lazio, perché sicuramente deve aver sentito qualcosa, perché il secondo rosso è stato un rosso diretto per proteste. Il giocatore della Lazio fa un fallo senza nessuna cattiveria su Leao, e dopodiché estrae direttamente il cartellino rosso, quindi lì non possiamo sapere cosa ha detto. Sicuramente è stata qualcosa, si può basare solo sulle parole, perché non c'è un atteggiamento, un baffa sì, agitato dell'avversario proprio a livello... Però il nostro Mario dice che c'è stato proprio il gesto invece, no? Il gesto proprio di mandare a quel paese, in questo così il solito gesto, no? Che si fa in questi casi. Allora, in questo caso ti dico, ho visto l'episodio una volta, a me è sembrato non ci sia stato il proprio così esagerato il vaffa. Nell'ultima occasione invece Pulisic trattiene e infatti ammonisce il giocatore del Milan, e poi c'è l'espulsione per un fallo di reazione. Più lì c'è il vero pugno, no? Più che un vero pugno, lui si vuole poi scrollare Pulisic da addosso perché gli sta tirando da 2-3 secondi il braccio, e se lo vuole lo sposta via. È un fallo di reazione abbastanza, come si dice, abbastanza punitivo anche lì il rosso, però se vogliamo punire la reazione può anche starci, però secondo me è un po' troppo esagerato questo rosso, perché non c'è violenza nel gesto, è stata punita. Signor Denis, scusi, la reazione. Signor Demis, sì? Io sono d'accordo, siamo con lei su questo episodio, perché il pugno non c'è stato assolutamente, esatto. Per cui io non penso neanche che sia stato un fallo di espulsione questo, secondo me poteva esserci un giallo. Dovevo al massimo, però al massimo gialli. No, beh, giallo ci sta perché comunque fa il gesto di reazione, sì, ma al massimo. Ragazzi, però io devo andare in pubblicità, quindi saluto Denis, Tirori Arbitrali, ti ringrazio per aver partecipato, ciao, alla discussione e per averci chiarito questo episodio. Buona serata, ciao, ciao Denis, ciao. Ringrazio anche Cardans che ci deve salutare. Un abbraccio a tutti, buonasera, no, ragazzi. No, buonasera, vado. Però dammi la mia giacca, no, perché insomma. Ridammi la tua, perché mi hai già questa qui. Questa la tua qui è sequestrata. Mi hai già dato troppo. Dobbiamo andare in pubblicità, cambio giacca e poi ritorniamo, tra poco.